177. Illustrazione di Enrico Cuffaro. L'entità Lucia Radosevic ha comunicato attraverso il cenacolo il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Lucia era di Pola, dove è morta a 20 anni di mieloma. Lucia. Ancora una volta io voglio parlarti del dolore, ma voglio svolgere il tema in modo del tutto informale, ben diverso da come è stato trattato precedentemente. Vuoi ascoltarmi? Lo so. Tu non mi vedi, io sì. Tu capti le mie parole certe volte abbastanza chiaramente, ma certe altre confusamente, come sdoppiate da un eco di sottofondo. Io non solo odo distintamente le tue parole, ma ancora meglio sento i tuoi pensieri. I pensieri di voi tutti, perché il pensiero è energia che noi, più di voi, siamo in grado di percepire. Sia pure tanto diversificate dalla nostra natura sostanziale, che crea fra noi un'apparente divisione. Siamo sorelle, e intendo appunto parlarti da sorella, senza la pretesa di esporti concetti nuovi, anche perché, mia cara, la verità rimane la stessa, e non sono le varie modalità di esposizione. I voli pindarici, gli equilibrismi filosofici o pseudofilosofici, a mutare la sostanza delle cose che vi sforzate di conoscere e che troppo spesso interpretate in maniera errata. Il tuo pensiero di poco fa è stato letteralmente questo. Il dolore è qualcosa di innaturale per ogni essere e non dovrebbe esistere. Lo spirito potrebbe evolversi anche attraverso altre esperienze ed altri sentimenti, senza avere la necessità di ricorrere alla sofferenza. Ho tradotto fedelmente il tuo pensiero? Allora ti rispondo. Il dolore morale e fisico è naturalissimo ed è il motivo di sottofondo che accompagna il fluire dell'esistenza, di tutte le esistenze. Andiamo a considerare l'atto della nascita nella materia. La madre soffre indicibilmente e qualche volta addirittura soccombe nel partorire la sua creatura. Il nascituro soffre assai di più, sia nello spirito che nella carne. Nello spirito perché si trova al suo ultimo barlume di consapevolezza e ancora gli è chiaro il programma di vita che lo attende nella carne, perché viene più o meno violentemente espulso da un habitat protetto e da una sopravvivenza vegetativa che per lunghi mesi gli ha fornito le condizioni di svilupparsi senza alcuna collaborazione cosciente da parte sua. Consideriamo ora il dolore attraverso le varie vicende, la cui somma l'uomo definisce vita. Generalmente il bimbo si ammala abbastanza spesso nel periodo della sua prima infanzia, ma si tratta quasi sempre di trascurabili incidenti provocati dall'irruenza dei giochi, oppure di patologie poco preoccupanti, come per esempio le fastidiose malattie esantematiche. Per quanto tali eventi siano banali, arrecano comunque delle sofferenze più o meno enfatizzate a seconda del carattere e della sensibilità individuale. Quindi il dolore, nella sua espressione più tangibile, più materiale, è costantemente presente nella vita dell'uomo e puntualmente si ripropone spesso inaspettatamente. Continua.